Ciao a tutti e benvenuti su MTB Test Central. Oggi vi parliamo della Kawasaki KSX 8.4 Pro, una e-bike full suspended con motore Shimano, telaio in alluminio, ruote 27,5 plus e 160 mm di escursione. La gamma di biciclette proposte con il marchio Kawasaki comprende mountain bike con sigla KSX, che ricorda il KX delle moto da cross, sia con batteria integrata come quella della nostra prova che con batteria semi integrata, e anche biciclette da strada battezzate invece Ninja Road Racing, anche in questo caso ispirandosi per il nome alle moto stradali della casa giapponese. Il telaio in alluminio della Kawasaki KSX 8.4 Pro prevede uno schema tutto sommato classico nel mondo della mountain bike, con triangolo anteriore abbinato ad un carro a parallelogramma, ma con la particolarità dell'ammortizzatore flottante, che viene cioè compresso sia dall'alto che dal basso. L'ammortizzatore, che è metrico e con testa trunnion, è inclinato e attraversa il tubo sella che si sdoppia nella parte bassa. In alto è compresso da una biella di rinvio come nei parallelogrammi standard, mentre inferiormente è connesso ai foderi orizzontali poco più indietro del loro fulcro e quindi viene compresso anche da questi ultimi durante l'affondamento della sospensione. C'è inoltre un giunto Horst, cioè uno snodo sui foderi orizzontali poco più avanti dei forcellini per mantenere sempre attiva la sospensione posteriore, anche in frenata. Il sistema di assistenza alla pedalata è lo Shimano Steps E 8000 con batteria integrata nel tubo obliquo da 630 Wh, non una Shimano ma una Simplo, che ci fa guadagnare un po' di autonomia rispetto alle possibilità offerte dall'attuale gamma di batterie Shimano, che si ferma a una capacità massima di 504 Wh. Il pulsante di accensione del sistema è sotto al tubo obliquo, mentre il connettore per la ricarica della batteria si trova sopra il motore ed è protetto da un piccolo coperchio in gomma che lo isola dallo sporco. Al manubrio c'è il display SC E 8000 a colori e anche il comando Firebolt SW E 8000L sulla sinistra, che è quello di tipo trigger che ricorda i classici comandi cambio a cui Shimano ci ha abituato da anni e che è utilizzato anche sulle trasmissioni elettroniche di I2. Dall'aggiornamento 470 di maggio 2019 dello Shimano Steps è disponibile una totale personalizzazione dei tre livelli di assistenza Eco, Trail e Boost nella modalità Custom, insieme poi ad altre due modalità, la Dynamic, che è quella di default con Eco e Boost in High e Trail su Low, che garantisce una guida reattiva nella maggior parte dei terreni e delle pendenze che ci troviamo ad affrontare, e c'è poi la Explorer con Eco in High e Trail Boost su Medium, pensata per garantire più controllo su sentieri meno conosciuti. La Kawasaki KSX è disponibile in due allestimenti, l'8.4 Pro del nostro test e l'8.4, allestino rispettivamente a 5.790 € e 5.390 €. La nostra 8.4 Pro utilizza forcella Lyric RL e ammortizzatore Deluxe RL, entrambi RockShox, trasmissione 1x11 Shimano con un mix di parti SLX e DORXT, guarnitura da 34 denti con guida catena e pacco pignoni da 11,46. I freni sono dei Magura MT5 con dischi da 203 e 180 mm e le ruote sono composte da cerchi Mike XMH35 EXI, EXI sta per asimmetrici, a 32 fori con canale da 35 mm, gommate con pneumatici Maxxis 27,5x2,8, in particolare un Minion DHF anteriore e un Minion DHR2 posteriore. Gli appoggi sono una curva e un attacco manubrio in alluminio non marchiati con misure di 760 mm x 50 mm. La sella è una Selle San Marco GND che sormonta un canotto telescopico Transex RL con comando remoto al manubrio. Il colore è questo nero abbinato all'immancabile verde Kawasaki, le taglie sono 4, dalla S alla XL e il peso rilevato di 24 kg. La versione 8.4 si differenzia principalmente per sospensioni Santur, trasmissione SRAM GX e freni Shimano Deor. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per sapere quando pubblicheremo il prossimo video. Fra qualche giorno la seconda parte del test con le impressioni di guida della Kawasaki KSX 8.4 Pro. A presto, sempre su MTB Test Central.